culture cellulari. Le colture cellulari, quindi abbiamo detto, sono questi sistemi artificiali in cui le cellule vengono isolate a partire da un organismo d'origine e sono mantenuti vitali e propagate nel tempo in un ambiente ben strettamente controllato, che è al di fuori del loro habitat naturale. Quindi queste cellule si trovano al di fuori della loro, dicevo prima, comfort zone. E noi utilizzeremo una serie di escamotage per fare in modo che queste cellule possano rimanere vitali al di fuori del loro, la loro casa naturale, diciamo così. Quindi sono dei sistemi che ci consentono di tenere in vita le cellule al di fuori dell'organismo. Si utilizzano gli studi in cui si utilizzano le colture cellulari, sono chiamati studi in vitro. Termine latino che significa all'interno del vetro e sta proprio a indicare che gli studi che avvengono con le colture cellulari sono studi che vengono al di fuori dell'organismo di origine. Quindi quando parleremo di studi in vitro ci riferiamo a studi su colture cellulari. Perché vi parlo appunto di questi sistemi artificiali? Perché hanno, qual è il loro ruolo nella ricerca biomedica? Sono importantissimi, soprattutto nella ricerca di base, ma non solo. Vi sono applicazioni che utilizzano le colture cellulari in moltissimi campi della ricerca biomedica. Rappresentano infatti un modello sperimentale attraverso cui è possibile studiare vari aspetti della biologia, della fisiologia e anche della patologia nell'ambito della biologia cellulare. Sono dei sistemi modello che sono semplificati e riproducibili. Queste sono le due terminologie chiave che identificano la cultura cellulare e che ne fanno uno strumento molto importante. Semplificati perché le cellule sono decontestualizzate dall'organismo complesso e quindi è più facile studiare determinati processi. E in più abbiamo detto riproducibili, sono un modello riproducibile perché possiamo osservare e valutare gli effetti queste cellule più volte e ripeterli. Questo è più complicato in un organismo intero. Qui vi ho riportato una lista, vedete sulla slide, una lista di quelle che sono le applicazioni dove le culture cellulari sono coinvolte. Sono tantissime, queste che vi ho riportato sono soltanto alcune, per farvi capire che non riguardano solo la ricerca di base biomedica, no? Dove appunto utilizziamo le colture cellulari sia per studiare processi fisiologici ma anche patologici o studiare appunto anche gli effetti di alcuni farmaci, per esempio la tossicologia di alcune sostanze per vedere se questi farmaci in prima battuta sono tossici o meno su un determinato tipo cellulare. Sono implicate sempre in ricerca di base anche sullo studio dei tumori. Ma loro vengono date alle aziende farmaceutiche per la produzione di varie sostanze, farmaci, anche vaccini produzione di proteine, come per esempio anche l'eritropoietina, che è utilizzata proprio come farmaco. E infine sono anche usate in terapia. Di per sé non solo sono l'oggetto di studio, quindi dove noi studiamo e valutiamo, ma possono essere usate proprio singolarmente loro per eseguire una terapia. La terapia è fatto il nome di terapia cellulare. Mi viene in mente le terapie cellulari che in fase sperimentale di alcune patologie neurodegenerative, come la chorea di Huntington, per esempio. Quindi vedete moltissimi campi di applicazione.
Bene, ma come si ottengono queste cellule, queste culture cellulari in laboratorio, no? Sembra semplice, ma insomma, come facciamo ad ottenerle e mantenerle nel tempo? Allora, intanto è doveroso classificarle e distinguere due categorie principali di colture cellulari. Abbiamo le culture primarie e le linee cellulari. Le culture primarie sono colture dette a termine. Cosa significa? Cioè, hanno un inizio e hanno una fine, hanno un ciclo vitale limitato. Queste culture primarie derivano, quindi sono ottenute da tessuti di donatori, dal quale vengono isolate una o più tipi di cellule, e vengono riportate in coltura, e in coltura queste però potranno replicarsi, se mantenute, poi vedremo più avanti come con dei parametri particolari, potranno replicarsi però non all'infinito, perché le cellule vanno incontro, sono soggette a senescenza replicativa. Qui vi ho messo questa immagine che vi fa vedere, questo è un cromosoma. E le terminazioni in rosso sono i telomeri. Ogni volta che avviene una divisione cellulare, queste zone terminali dei cromosomi si accorciano. Una volta che sono terminate, la cellula non è più in grado di replicarsi e andrà incontro a morte. Quindi noi avremo a disposizione le culture primarie per un tempo limitato. Le linee cellulari invece sono diverse. Sono linee, sono culture e si chiamano continue, perché potranno essere replicate in modo indefinito. Si dice che sono immortalizzate. Come sono immortalizzate? Come può avvenire questo? Questo significa che le cellule che sono isolate dall'organismo hanno delle mutazioni, mutazioni che possono essere spontanee, quindi già di per sé, e mi sto riferendo alle cellule che vengono isolate dai tumori. Quindi io posso mettere a punto una linea cellulare partendo da cellule tumorali che hanno appunto delle mutazioni spontanee, e che quindi avranno questo meccanismo della senescenza replicativa inibito e quindi potranno replicarsi all'infinito. Oppure posso proprio io indurre una mutazione che annulla questo programma genetico della senescenza e quindi ottenere lo stesso risultato, ovvero la divisione infinita. Qui vi ho riportato, dato che non è possibile avervi qui con noi e farvi vedere il laboratorio, vi ho riportato delle immagini, delle foto proprio scattate qui nei nostri laboratori e che fanno parte proprio della nostra routine per vedere come si allestisce una cultura primaria, come veramente si ottiene. Qui vedete, si parte dal prelievo, quindi dal pezzettino di tessuto, per ottenere queste cellule, la prima cosa che si fa è la frammentazione del campione. Proprio con i bisturi cominciamo proprio ad affettare, ad tagliuzzare il tessuto in modo da disgregarlo, perché quello che voglio ottenere, io abbiamo detto, è una sospensione cellulare delle cellule, no? E quindi devo disgregare quella che è la struttura tridimensionale del tessuto preso dall'organo, e lo faccio meccanicamente, sia con i bisturi, ma anche con, ora qui non si vede bene, abbiamo un pipettatore, quindi che tira in alto e in basso, spinge in alto e in basso il tessuto, e in questa maniera lo disgreghiamo. Inoltre ci aggiungiamo degli enzimi che mangiucchiano proprio
la matrice extracellulare che sta intorno alle cellule in modo da aiutare quindi sempre questo processo di disgregazione. A questo punto noi otteniamo una sospensione cellulare. Questa sospensione cellulare che poi verrà, si dice in gergo tecnico, seminata, quindi messa all'interno di contenitori, dei supporti specifici, che poi vedremo poi nella presentazione, in un liquido particolare che gli darà appunto tutti i nutrienti necessari per la sopravvivenza. E qui abbiamo delle immagini al microscopio che riprendono proprio questa sospensione cellulare. Ecco qua, quindi una volta che noi abbiamo spezzettato, disgregato il tessuto, lo andiamo a mettere nelle piastre Petri, questi supporti qua, e quello che si vede al microscopio è questo qui, tante celluline piccoline, tonde, che sono state appena disgregate. Se passa un po' di tempo, vediamo che queste cellule cominciano, in questo caso sono neuroni che avevamo appunto isolato, e piano piano, no, cominciano ad allungarsi, aderiscono al supporto e crescono. Vedete qua, si moltiplicano. Ma una volta che ho ottenuto questa cultura cellulare, questa sospensione cellulare, come posso far sopravvivere queste cellule? Perché non è semplice, loro sono un ambiente, non è il loro, non sono nell'organismo, quindi dobbiamo assolutamente riprodurre, mimare in laboratorio quelle che sono le condizioni ottimali, naturali all'interno dell'organismo. Quindi le cellule potranno essere coltivate in vitro, quindi in un sistema al di fuori, in vetro, no? Se garantiamo loro determinate condizioni. E qui ve ne ho riportate solo alcune che sono assolutamente essenziali per la loro sopravvivenza e la propagazione. Allora, intanto, assolutamente è necessario che siano forniti tutti i nutrienti di cui loro hanno bisogno. E questo dipende dal tipo di cellula che io voglio isolare, quindi dovremo dare un apporto corretto di nutrienti e fattori di crescita, e vedremo poi con cosa riusciamo ad ottenere e fare questo. Poi è fondamentale che queste cellule si trovino all'interno di strutture che abbiano dei livelli, una pressione parziale di ossigeno, di anidride carbonica e di pH di un certo tipo, e anche qui varia dal tipo di cellula, ma soprattutto anche dalla specie dal quale viene isolato il tessuto e quindi poi recuperate le cellule. Importantissima è anche la temperatura, che deve essere costante. Le cellule di mammifero, quindi anche quelle, le cellule dell'uomo prese da tessuti umani, hanno una temperatura ottimale intorno ai 37 gradi. Se invece io dovessi lavorare con delle cellule di pesce, di anfibio, avrei una temperatura diversa, dai 25 ai 28 gradi, per esempio, perché sono abituati a stare in un ambiente con temperature diverse. Importante anche l'umidità, infatti non stanno nel nostro organismo in un ambiente secco, ma un ambiente umido. E poi infine, importantissima, è la sterilità. E poi vedremo anche perché la sterilità ci consente di evitare contaminazioni che sono pericolosissime per il lavoro di un biologo, biotecnologo, perché potrebbero inficiare lo studio in corso. Allora, qui vi ho riportato quello che è il laboratorio biomedico per le culture cellulari, quindi per far sì di poter ottenere e controllare in maniera stretta tutti questi parametri per mantenere vitali e propagare nel tempo le colture cellulari, abbiamo bisogno di alcuni strumenti che sono essenziali, e qui vi ho evidenziato appunto l'incubatore anidride carbonica, quello qua, che ci servirà per custodire le nostre cellule,
La cappa biologica, la cappa a flusso laminare, ci servirà proprio per lavorare, ad avere un ambiente sterile per evitare le contaminazioni. E poi abbiamo il microscopio ottico invertito, che invece ci consentirà appunto di andare un po' a spiare le nostre cellule, andare a vedere cosa succede. Iniziamo un po' a descrivere, vi descrivo, faccio una carrellata un po' di questi strumenti, a cosa servono nello specifico. Allora, questo è l'incubatore ad anidride carbonica. Abbiamo detto che ci serve per contenere le cellule e mantenere un ambiente che sia appropriato per la loro crescita. E questo qui lo vediamo da chiuso, qui abbiamo proprio un armadio, un armadietto con gli scaffaletti dove possiamo mettere i contenitori con le cellule. All'interno di questo armadio, diciamo così in maniera impropria, ma tanto per capirci, gli incubatori mantengono costanti prima di tutto la pressione parziale di anidride carbonica, mantenendo i livelli che sono presenti nei tessuti. Quindi noi stiamo cercando in tutti i modi in laboratorio di mimare quella che è la situazione nel tessuto. Nel tessuto abbiamo solitamente il 5% di pressione parziale di anidride carbonica e quindi questo è quello che ritroviamo all'interno del nostro vano. Qua. Poi abbiamo anche la temperatura, quindi qui all'interno avremo anche una temperatura che, come dicevo prima, deve essere costante, per i mammiferi a 37 gradi, per altre specie si varia con la temperatura. E infine l'umidità, che deve essere un'umidità alta al 95-98%. Quindi tutti questi parametri sono controllati, strettamente controllati, grazie all'utilizzo di questo armadio ermetico, chiuso ermeticamente, dove questi parametri sono costanti. Se non avessimo questo, le cellule morirebbero dopo poche ore. Un altro strumento fondamentale per poter utilizzare e studiare le cellule è la cappa a flusso laminare, la cosiddetta cappa biologica, da non confondere, ragazzi, con la cappa chimica, quella aspirante, che io ho un passato anche da tutor di Open Lab e spesso ho gironzolato fra le scuole e ho potuto vedere anche tutti i laboratori. Alcune scuole hanno dei bellissimi laboratori e spesso voi avete la cappa chimica, che è quella aspirante, che cosa fa? Protegge l'operatore da tutto quello che è inserito, messo nel vano interno della cappa, che è tossico, potenzialmente tossico, e che quindi viene aspirato, com'è magari la funzione dell'aspiratore della cappa di casa, di cucina, no? Molto più sofisticato, ma insomma, quindi aspira. In questo caso, la cappa a flusso laminare, quindi quella biologica, non ha questa funzione, non difende, non protegge l'operatore, anzi protegge quello che noi mettiamo dentro, all'interno, no? Ed ha quindi la cappa a flusso laminare la funzione di garantire quindi un'area di lavoro, questa qua, vedere, lavoro che sia sterile, dove il rischio della contaminazione da parte di tutti gli agenti che io chiamo indesiderabili, no? Qui vi ho messo una sfilza, no? Un elenco di questi agenti indesiderabili che possono contaminare la nostra cultura, sia protetta. E come funziona? Grazie alla presenza di filtri, quindi l'aria entra da questa griglia, questa è una griglia d'ingresso dell'aria esterna, viene veicolata e passata attraverso dei filtri che vengono chiamati EPA e che consentono il passaggio, cioè fermano il passaggio di particelle superiori di 0,3 micrometri. E quindi l'aria che poi verticalmente sta sul nostro piano di lavoro, eccola qua, che esce dall'alto, va verso il basso, è un'aria sterile. Quindi io posso tranquillamente lavorare con le mie cellule là sotto e non avere paura
che magari dei microplasmi, dei batteri, dei virus possano entrare e contaminare le mie cellule. Vi ho detto prima, è un grave problema, nel senso noi quando lavoriamo in laboratorio con le cellule abbiamo sempre paura di queste contaminazioni. Perché? Perché la contaminazione porta da una parte, ti può uccidere tutte le cellule in coltura, quindi tu arrivi il giorno dopo e hai un tappeto di batteri e le tue celluline sono completamente morte, quindi lo studio che stai facendo non lo puoi più fare. Oppure, come nel caso dei micoplasmi, che sono veramente infimi, cosa fanno? Non si vedono, loro stanno lì, contaminano e noi non ce ne accorgiamo, ma le risposte che abbiamo dalle nostre cellule, le nostre osservazioni, saranno tutte alterate e quindi a noi non ci tornerà più niente nello studio. Allora, abbiamo detto a questo punto che gli abbiamo dato tutta la temperatura a queste cellule, la pressione di anidride carbonica e di ossigeno ideale per la loro crescita, abbiamo utilizzato la cappa per lavorare e evitare la contaminazione, ma queste cellule per crescere hanno bisogno prima di tutto di nutrienti. E come facciamo noi a darli? Glieli diamo tramite i terreni di coltura, che sono quindi delle soluzioni isotoniche, bene, quindi hanno la stessa concentrazione osmotica cellulare, che contengono sali minerali, fonti di carbonio come potrebbe essere il glucosio, la glutammina, gli amminoacidi, le vitamine, quindi tutte le sostanze che sono fondamentali per la sopravvivenza e la crescita delle cellule. E in commercio ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi, con caratteristiche diverse che appunto si differiscono per la concentrazione appunto delle varie sostanze e sono specifiche per ogni tipo di cellula che viene appunto isolata e messa in coltura. A questi terreni appunto viene poi anche aggiunto il siero. Il siero che può essere ottenuto da varie origini animali, quello più utilizzato è il siero bovino fetale, che contiene invece i fattori di crescita e gli ormoni, anche questo è essenziale per la sopravvivenza, ma anche dei fattori di adesione come la fibronettina, e poi spiegheremo come mai è così importante, no? Perché alcune cellule per poter essere vitali hanno bisogno di essere attaccate proprio, adese al substrato. Perché questo? Perché in natura, nel loro ambiente naturale, sono effettivamente legate alle altre cellule, quindi in contatto con le altre cellule. Quindi a seconda, abbiamo detto, dell'organismo di origine da cui abbiamo isolato le cellule, queste cresceranno adese, come vi ho detto prima, alcune di queste si sono adese, oppure in sospensione. Le cellule che crescono adese a un substrato sono isolate da tessuti solidi e l'adesione, come dicevo prima, è assolutamente necessaria perché queste cellule possano non solo sopravvivere e proliferare. Qui vi ho messo per esempio due esempi di colture cellulari in adesione che sono stati isolati da tessuti solidi in cui le cellule erano a contatto. Per esempio gli epatociti, che sono eccoli qua, che sono stati isolati da quindi l'organo, il fegato, e i neuroni, ecco qua, isolati dal cervello. Vedete che la morfologia di queste cellule è molto diversa e riflette quindi quello che è l'origine del tessuto, no? Dal quale appunto queste cellule originano. Le colture di cellule in adesione sono la maggior parte, no?
nella maggior parte dei laboratori troverete colture in adesione, ma non sono le uniche, ma non in tutti. Abbiamo anche le colture in sospensione e sono appunto le colture di quelle cellule che in natura si trovano appunto in sospensione e mi sto riferendo in particolar modo alle cellule emopoietiche della linea emopoietica, come possono essere appunto i fagociti, gli eritrociti, che sono in natura appunto in circolo nel torrente. Queste cellule, diversamente dalle cellule in adesione, non aderiranno a nessun substrato e cresceranno in sospensione assumendo questa forma sferica e non si allungheranno adese al substrato. Ma dove le coltiviamo queste cellule? Ok, alcune sono adese, alcune sono in sospensione, ma dove le teniamo? Ecco, le teniamo in supporti specifici, che oggi sono supporti monouso in plastica, in polistirene. Un tempo invece erano dei supporti che erano in vetro e che venivano tutte le volte rilavati, riutilizzati. Questa volta invece con l'innovazione siamo portati a utilizzare questi supporti monouso che sono trasparenti perché in questo modo mi consentono di osservare al microscopio le cellule, ma anche osservare quello che succede proprio guardando il terreno di coltura e osservando il colore, guardando tanti parametri. Quindi sono trasparenti per poter consentire l'osservazione. Inoltre, alcune di queste plastiche monouso sono anche trattate e caricate negativamente perché in questo modo possono legare meglio le cellule che cresceranno in adesione, no? Abbiamo detto prima che nel terreno di coltura noi aggiungiamo il siero bovino fecale, che vi ho detto che contiene, oltre agli ormoni, lipidi e fattori di crescita, anche i fattori di adesione. E vi ho citato la fibronectina. La fibronectina in questi supporti monouso, che sono carichi, in quelli carichi negativamente, si attacca alla superficie e fa in modo che le cellule aderiscano nel miglior modo possibile e quindi siano sempre più vicini alla loro condizione naturale. Di questi supporti ce ne sono tantissimi tipi, lo vedete, di forme, abbiamo le piastre Petri che sono queste tonde, poi le piastre multipozzetto, quindi dei piccoli pozzetti, oppure le fiasche. E sono tutti diversi per garantire una determinata comodità ed efficacia per i vari tipi di esperimenti che uno vuole fare. Allora, se noi abbiamo rispettato tutte le regole, siamo stati bravi, quindi abbiamo utilizzato le temperature giuste, abbiamo utilizzato il terreno di coltura giusto, la piastra giusta, quindi un supporto giusto, le nostre cellulline fuori dall'organismo riusciranno a sopravvivere e crescere. Le cellule in adesione crescono in monostrato, quindi abbiamo un tappeto di cellule fino a che occupano l'intero disposizione. Come vedete qui abbiamo 3, 4, 5 celluline, crescono, crescono, crescono e arrivano fino a riempire tutto lo spazio a loro disposizione. Quando arrivano a riempire il loro spazio a disposizione, in quella fase si dice in gergo tecnico che sono confluenti. Va bene? A quel punto si fermano. Si fermano perché va sotto il nome, si attiva un processo che va sotto il nome di inibizione da contatto.
Le cellule cominciano a sentire, ok, io qui ho accanto un'altra cellulina, non c'è più spazio e mi fermo, si arresta la crescita. Per evitare che le cellule finiscano quindi di crescere, rimangono ferme a quello stadio, quello che si fa, e che si chiama in gergo tecnico passare le cellule, quello che si fa è dividerle e trasferirle in contenitori diversi, e in numero minore, in modo tale che loro possano ricominciare a crescere. Quindi questa è la propagazione delle cellule e cresceranno, per quanto riguarda le colture primarie, fino a che questi telomerini saranno lunghi abbastanza per fare in modo che le cellule cresceranno. Qua vi ho riportato delle immagini al microscopio dei varie gradi di confluenza delle cellule. Queste sono cellule muscolari lisce, che hanno una confluenza bassa, sono distanti tra loro, quindi possono ancora crescere. Questi sono i melanociti, che invece stanno cominciando a crescere, occupano circa il 60% dello spazio a loro disposizione, quindi potranno crescere, ma ancora non per tanto tempo. Mentre qua abbiamo un'immagine di una piastra piena dove le cellule presumibilmente staranno a fine dei loro cicli proliferativi e si staranno fermando. Ecco, ma io ora ho ottenuto tutte queste cellule, quindi sono riuscita ad averne, le ho divise, le ho rimoltiplicate, ma cosa me ne faccio, no? Adesso, in quel senso, è stata una faticaccia averle, ma cosa me ne faccio adesso? Abbiamo detto che le applicazioni per le colture cellulari sono tantissime e la più diffusa di applicazione è quella dello studio in tossicologia o lo studio appunto dei farmaci. No? Quindi testare l'effetto di farmaci o tossici nelle nostre cellule e vedere cosa succede. Ecco, ma come si procede? Per esempio, noi in questi giorni anche nel laboratorio stiamo testando un inquinante ambientale che è il benzapirene, che è tra l'altro presente anche nel fumo di sigaretta. Quindi non fumate, fa malissimo. E come si procede? Cosa facciamo noi? No? Prendiamo la nostra sostanza da testare, in questo caso il nostro benzapirene, e lo mettiamo nel terreno di coltura dove sono appunto immerse le nostre cellule. E mettiamo delle concentrazioni note di questa sostanza. E la incubiamo, la teniamo insieme alle cellule per un tempo determinato. Dopodiché, cosa facciamo? Andiamo a valutare tutta una serie di parametri che ci dimostreranno l'effetto, ecco, di questa sostanza. Quindi andremo a valutare la vitalità. Per esempio, quindi possiamo andare a valutare se le cellule insieme a questa sostanza stanno bene, sono vitali, non gli è cambiato niente, oppure alcune di queste cominciano a morire e quindi capire qua, oppure non stanno troppo bene. Poi possiamo andare a vedere l'analisi dell'espressione proteica, tipo ci sono delle proteine che vogliamo valutare e vedere se questa sostanza che stiamo testando può o meno alterare la presenza di proteine importanti, per esempio per processi biologici, ma non solo l'espressione proteica, ma anche l'espressione, quindi la traduzione, trascrizione di determinati geni, e più tardi il professor Branca appunto vi illustrerà le tecniche, le metodiche che si utilizzano appunto per valutare l'espressione dei geni. E poi tantissimi altri parametri, sono tantissimi, fra quelli metabolici e funzionali. E da questo poi noi trarremo delle conclusioni, no? Rispetto ai risultati che otteniamo da queste osservazioni.
Bene, fino adesso vi ho parlato principalmente di colture che sono in sistemi bidimensionali, ma le cellule in uno spazio, no, che crescono in un monostrato, secondo voi rappresentano fedelmente la conformazione che si trova nell'essere vivente, quindi nell'organismo? No, in realtà in vivo l'organizzazione spaziale è molto più complessa, è un'organizzazione tridimensionale, va bene? Per questo in cui le cellule quindi sono a contatto, sono immerse in una matrice extracellulare e hanno contatti tridimensionali fra di loro. Per questo, negli ultimi tempi, sono state anche messe a punto delle colture che sono di tipo tridimensionale. Bene? E sono tante le tecnologie e i sistemi che ci riportano appunto a queste colture tridimensionali, partendo da delle strutture di scaffold sintetici in cui vengono inserite le cellule, oppure delle capsule di idrogel in cui le cellule sono proprio incapsulate all'interno e hanno dei contatti tridimensionali, fino ad arrivare delle biostampanti che vanno a ricreare una struttura tridimensionale utilizzando materiale biologico. Tra tutti questi sistemi di colture cellulari in 3D, quello che vi volevo mostrare era appunto quello che secondo me rappresenta un sistema rivoluzionario, sono i sistemi di mini organi su chip. Gli organi su chip rappresentano un connubio perfetto tra quello che è lo studio delle biotecnologie e l'applicazione dell'ingegneria biomedica. In cosa consistono? Intanto sono dei piccoli chip che sono non più grandi di una memoria esterna di un cellulare o di un computer, si possono vedere qui, insomma, le dimensioni, che hanno all'interno quindi una membrana 3D in cui si possono aderire le cellule e un sistema multifluidico attraverso il quale passa il terreno di coltura e consentono quindi una meccanica al loro interno particolare che rispecchia la fisiologia degli organi in vivo molto più fedelmente di un sistema bidimensionale di una cultura classica in 2D. Qui vi ho riportato molto velocemente il primo chip che è stato ideato da dei ricercatori di Harvard nel 2010 ed è il polmone su chip. E questi ricercatori hanno voluto riportare in vitro quello che è l'unità morfo-funzionale del polmone, ovvero l'alveolo, e in particolare hanno voluto ricostruire la barriera ematoerea, che è costituita, come vedete qui da questa immagine, dalle cellule epiteliali dell'alveolo, gli pleomociti, e dall'endotelio del capillare. Questa qui è la sede di scambio gassoso che avviene tra aria e sangue a livello polmonare. Cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno ideato questo chip che è costituito da tre canali paralleli, eccoli qua, nella membrana dove nella parte superiore hanno piastrato, quindi messo le cellule, inserito le cellule polmonari, queste qua, gli pneumociti, mentre nella parte sottostante della membrana hanno inserito le cellule endoteliari. Nella parte superiore
si passa l'aria, nella parte inferiore del canale invece si passa un liquido che è simile al circolo sanguigno, quindi al sangue, e inoltre questi due canali invece laterali del CIP, quando abbiamo il vuoto, andranno a imitare i movimenti della respirazione. E in questa maniera quindi hanno ricapitolato in vitro una struttura che si trova appunto nell'organismo. Il polmone su chip è stato il primo a essere formulato. Oggi ci sono tantissimi altri chip che ricapitolano la struttura di diversi organi, cioè abbiamo il fegato, il pancreas, l'intestino, il cuore e così via, e siamo arrivati oggi a poter pensare anche di avere il sistema, l'intero uomo, l'uomo in un chip, quindi tutti gli organi all'interno del chip, di un chip piccolissimo, e sono questi due sistemi che potenzialmente potrebbero essere utilissimi per osservare, studiare, analizzare l'interazione appunto tra gli organi.